Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Radio Bruno. Arriva Cristina. Sono un po' stonata, eh? Cristina D'Avena è con noi. Ma sei bravissima. Grazie. Caspita, che presentazione con la sigla. Brava. Benvenuta. Grazie. Praticamente sono passati nella nostra postazione tantissimi artisti che hanno duettato con te. Sì, è vero, in Duets Forever, sì. Tra Duets e Duets Forever, io li ho ritrovati quasi tutti a Sanremo e quindi è stata un'emozione incredibile. E hanno cantato le mie canzoni e quindi sono molto fiera e orgogliosa di questo. Quando ieri ho incontrato Ermal, in effetti Ermal ha cantato Piccoli Problemi di Cuore nel mio disco. È stato fantastico perché insomma in effetti è sempre questo sorriso, questo saluto affettuoso, perché appunto avendo cantato insieme ci siamo poi conosciuti, abbiamo avuto modo di parlare, quindi sono felice e contenta. Cristina, è un successo incredibile per tutte le generazioni che ti seguono da anni live, continui i tuoi concerti. Secondo te cos'è la magia che continuiamo a sognare con questi, con queste sigle? Ma io credo che il mondo dei cartoni animati sia un mondo speciale, ma non perché io ne faccia parte, però è un mondo colorato e noi abbiamo bisogno di questi colori. Secondo me, nonostante io sia vestita di nero, ma il nero non vuol dire niente, anzi per me il nero è un qualche cosa che poi ti dà l'opportunità di colorare, no? Le mie canzoni ci fanno sorridere, ci fanno stare bene. E quindi secondo me i miei concerti, io ne faccio tantissimi appunto come hai detto tu, è proprio un momento di aggregazione, di condivisione tra ragazzi che cantano e si divertono e ballano e le loro sigle preferite, perché io canto tante sigle durante i miei concerti, quindi c'è quello che ama di più Memole, quello che ama di più Mille Sciro, Occhi di Gatto, D'Artagnan, e quindi tu vedi proprio il pubblico che canta, squarciagola e si diverte. C'è un cantante invece che sarebbe il tuo sogno fare con lui un duetto, comunque una tua sigla, che ancora non ci sei riuscita? Ma guarda, di artisti che mi piacerebbero invitare ce ne sono tanti. Guarda, ad esempio ho incontrato Antonello Venditti, che io ho ascoltato e ascolto tanto perché mi piace. Non ti nego che lui sarebbe un altro artista che mi piacerebbe chiamare, ma così come Renato Zero, che è un altro artista meraviglioso. Però insomma devo dire che intanto ne ho già coinvolti 32, non sono pochi, 32 artisti, e quindi vediamo. Una canzone nella storia di Sanremo che è nel tuo cuore? Ma guarda, io ne ho un po', diciamo che una delle, allora, l'essenziale ad esempio di Mengoni, io l'ho cantato anche durante i miei concerti perché mi piace tantissimo, poi lui mi piace tanto la sua timbrica, il suo modo di parlare, quello che, di cantare, quello che dice, quello che esprime, insomma mi piace tanto, quindi devo dire che questa è una delle canzoni più recenti che amo di più. E poi ad esempio una canzone invece che io ho cantato da piccolissima e con la quale ho partecipato alle selezioni dello Zecchino è La pioggia di Gigliola Cinguetti, tanto che quando partecipai al super ospite, come super ospite a Sanremo con Carlo Conti nel 2016, l'ho cantata perché lui mi disse: ma qual è la canzone di Sanremo che tu hai cantato che ti piacerebbe? Gigliola Cinguetti con La pioggia, io da piccolina avevo 3 anni, la cantavo e andai, me lo disse mia madre, me lo dice tuttora veramente, con il sorriso sulle labbra dalla signorina Maria Leventre con la cassettina, perché dovevo cantare La pioggia e ho iniziato da lì insomma. Bello. Allora Cristina, quest'anno noi di Radio Bruno abbiamo un simbolo che è l'unicorno. Hai capito, ma è bellissimo. Allora, erano così all'inizio della settimana sanremese che ti regaliamo. Grazie. E poi dopo una settimana di mangiare qua, sentire le canzoni, diventano credo, così. Ma poi si mangia bene. E omaggiamo a te anche questo. Ecco, bene, perché infatti volevo chiedermi, scusa, ma quello... è tutto tuo. Ciao tesoro, come stai? Sta bene. E con gli unicorni ringraziamo e salutiamo la mitica, fantastica Cristina D'Avena. Troppo carini, io vi bacio, vi amo e a presto. E ciao. Ciao. Ciao ciao. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Mondo Convenienza, Modena Giochi, Italpizza,
B per Banca, ODS Giocattoli, Renault Franciosi, Grissin Bon, Marlu Gioielli e Dipinto di Blu, la moda che fa stile.